Siamo sempre qui a Energy Med, siamo in compagnia del direttore tecnico di Europa Costruzioni, al quale porremo delle interessanti domande per capire questa azienda che ha sede ad Aversa di che cosa si occupa. Davvero molto interessante, state a sentire. Salve, io sono l'ingegner Conte e rappresento un'azienda che attualmente si occupa di bonifica amianto principalmente. E in modo secondario ovviamente di lavori generali di ingegneria civile. La bonifica amianto è un tema molto attuale, difatti l'Eternit se ne è sentito parlare moltissimo ultimamente, poiché l'amianto è costituito da fibre minerali nocive alla salute. Noi offriamo un servizio ai cittadini e agli enti pubblici per la bonifica dell'amianto, che può essere suddivisa in rimozione, trasporto e smaltimento oppure incapsulamento dell'amianto se si può lasciare in loco, oppure una ricopertura dell'amianto o un confinamento dello stesso se appunto si vuole lasciare lì. La legge, la 257 del 92, impone a qualsiasi cittadino che ha il sospetto di avere amianto in casa di chiamare noi ditte specializzate ed attivare un piano di bonifica amianto a monte però di una valutazione del rischio dello stesso. Pertanto se a monte di questa valutazione si dovesse verificare la necessità di una rimozione, si interviene con la rimozione. Se da un esame appunto delle fibre aerodisperse si verifica che non c'è una pericolosità alta di questo materiale, non si presentano diciamo lesioni, sfaldature per non più di un 15% della superficie, si può intervenire con un incapsulamento. Tecnica che però io solitamente sconsiglio perché è solo un palliativo e serve solo a temporeggiare la rimozione che prima o poi andrà fatta. In termini economici posso dire che di consigliare sempre la rimozione perché è risolutiva appunto con una ricopertura si ammortizzano i costi in 3 o 4 anni anziché spendere soldi inutilmente per la valutazione del rischio e l'incapsulamento che non sono assolutamente interventi definitivi. Quindi l'incapsulamento possiamo dire che è soltanto un'opera momentanea, transitoria, però molto spesso purtroppo in modo ovviamente molto, molto sbagliato quello che preoccupa sono i costi. Ovviamente è difficile quantificarli, mi rendo conto, però orientativamente ecco, di che cifre possiamo parlare, da un minimo a un massimo? Ecco. Allora vi dico semplicemente che il minimo per una pratica all'ASL si può girare intorno a 1.500 euro, più eventuali oneri ASL che partono dai 150 euro in su, purtroppo anche per piccoli interventi, però si può dire anche che per grossi interventi, anche per 1.000 o 10.000 metri quadrati, i costi si potrebbero aggirare addirittura intorno ai 10 euro al metro quadro, pertanto risulta credo molto conveniente la rimozione. Assolutamente. Di nuovo vivamente l'incapsulamento perché costa di più al metro quadro, superiamo sicuramente i 15-16 euro al metro quadro e pertanto voglio dire è scontato che la rimozione è l'unico mezzo definitivo per risolvere il problema. E poi ovviamente è inutile dirlo, ma la nostra salute non ha prezzi, viene prima di tutto la nostra salute. Sicuramente, la salute viene al primo posto, la salvaguardia dell'ambiente e della nostra salute. Concordiamo pienamente. Allora ringraziamo il direttore tecnico di Europa Costruzioni. Saluti agli amici di L'Incazzato. Grazie, arrivederci.